Ciao a tutti orchetti, sono Orco Verde. In questo video volevo informarvi riguardo i nuovi oggetti e le nuove armi che verranno rilasciate su Fortnite dagli sviluppatori nelle prossime settimane. Prima di iniziare vi invito tutti quanti a seguirmi su Instagram, sulla pagina Facebook e sul canale Telegram e se volete entrate anche nel gruppo Telegram per parlare insieme. Trovate tutti i link nella descrizione e a lasciare un bel pollicione in su al video. Grazie a tutti quelli che lo faranno. E iniziamo subito! Un utente Twitter di nome DieBuddies, un utente affidabile nel scoprire in anticipo tramite i codici dei file di gioco quali contenuti verranno rilasciati nei giorni successivi nel gioco, ieri, venerdì 1 giugno, ha pubblicato questo post con scritto: il pad rimbalzante sta tornando, può essere posizionato su pareti, tetti e pavimento. Ti stimola anche quando lo colpisci con il carrello della spesa. Per chi non conoscesse questo pad rimbalzante, sarebbe praticamente come una jump, però a differenza della jump, il pad rimbalzante non vi farà saltare in aria, ma vi permetterà di saltare più a lungo per raggiungere un compagno, per pushare un nemico o comunque per raggiungere la safe più velocemente. Più o meno avrà la stessa funzione delle granate impulso. E questo pad rimbalzante era presente nei primi mesi quando fu rilasciata la modalità battaglia reale su Fortnite, ma poi per qualche motivo l'avevano poi rimosso. Adesso il pad rimbalzante è solamente presente nella modalità salva il mondo di Fortnite. Però come ha annunciato questo utente, questo pad rimbalzante sta tornando nella modalità battaglia reale. Poi nei codici dei file di gioco sono state scoperte nuove bombe barra granate. Infatti, come ha annunciato questo utente, Fortnite Battle Royale Leaks sul proprio account Twitter, bombe a bastoncino barra granate a gas potrebbero venire presto. Ecco una semplice descrizione di loro, rilasciando poi l'immagine dei codici trovati nei file di gioco di queste bombe o granate. E niente ragazzi, questo è tutto quello che al momento è stato scoperto riguardo gli oggetti e le nuove armi che verranno rilasciate nelle prossime settimane nel gioco. Se ci saranno altre notizie, novità e informazioni, ve le porterò sempre sul canale. Quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, poi seguitemi sui social, trovate tutti i link dei miei social nella descrizione. E da Orco Verde tutto, noi ci vediamo al prossimo video, bella!